Questo è un podcast di Rai Play Sound. Siamo partiti di notte, siamo arrivati con difficoltà perché l'alluvione era un po' da tutte le parti e siamo entrati con questa macchina e lì abbiamo raggiunto e recuperato veramente tante persone. Al cinema, quando succede un disastro, arrivano i vigili del fuoco e si tira sempre un sospiro di sollievo. Sono i più esperti, quelli che è naturale definire salvatori. Non c'è bisogno di conoscere a memoria Colossal come l'inferno di cristallo per scoprirlo. Ma un conto sono i film, la realtà è diversa. Qui non ci sono effetti speciali, non si può rifare la scena per farla venire meglio. Eppure loro agiscono allo stesso modo del cinema, sanno sempre cosa fare per salvare la vita delle persone. Ecco, se vi chiedete come facciano i pompieri a mantenere il sangue freddo, la risposta ci arriva da Fabrizio De André. L'inferno esiste solo per chi ne ha paura. Io sono Carlo Lucarelli e questo è Apnea, il podcast che racconta l'incredibile impresa di 8 vigili del fuoco e del loro comandante durante il naufragio della nave più grande della storia della marineria italiana. Nella scorsa puntata abbiamo lasciato la squadra di soccorso dei vigili del fuoco, Lallo, Albi, Massi, Bronco, Beppe, Bartolo, Andre e il Trap, guidati dal loro comandante Ennio Aquilino, appena dopo aver messo piede sulla Costa Concordia, la nave da crociera naufragata il 13 gennaio 2010, a meno di 100 metri dalle coste dell'isola del Giglio. E fino da subito i protagonisti del nostro podcast hanno capito che le cose, già non semplici di per sé, sarebbero state ancora più complicate. Calcoliamo che la nave era inclinata, metallo, bagnata, si scivolava, cioè un insieme di cose allucinanti. Non è solo perché è gennaio, perché la gente potrebbe farsi prendere dal panico o perché ci potrebbero essere dei feriti da salvare in modo più rapido ed efficace degli altri. Il vero problema è la nave che si è rovesciata su un fianco. Le pareti sono diventate il pavimento e neanche in modo perfetto, è obliquo e si fa più fatica a reggersi sulle gambe. Quadri, maniglie, porte aperte, gli oblò o anche solo oggetti che si sono riversati per terra da chissà dove. Tutto al buio può diventare una trappola. La forza di gravità è quella che a noi ci rende la vita possibile, no? Cioè la verticalità delle cose. Noi in questa stanza abbiamo un pavimento, abbiamo delle pareti, le porte sono studiate per essere sulle pareti laterali, quindi noi si esce muovendoci in orizzontale. Quando la nave si ribalta, era sbandata di 70 gradi, non si cammina più nel pavimento. Non si camminava più sul pavimento, ma si camminava sulla parete o al limite fra il pavimento e la parete. Se noi ora ribaltiamo questa stanza di 70 gradi, noi veniamo tutti sbattuti nelle pareti, quindi non camminiamo più nel pavimento, ma camminiamo nei muri. E quando arriviamo alle porte, le porte ce le troviamo sotto i piedi. A un certo punto c'è un corridoio che gira a sinistra per andare da qualche parte. Quando la nave è ribaltata, quello è un buco che va giù. È come un pozzo di una grotta. Noi non si camminava sulla parete della nave, non sul pavimento. I corridoi trasversali, quindi quelli che si incrociavano, ruotandoli, erano o un pozzo dove ti dovevi calare per andare al corridoio longitudinale successivo, oppure ti dovevi arrampicare.
Gli unici che possono aiutarli in questa impresa, almeno ad orientarsi, visto che non hanno nessuna mappa, sono gli ufficiali. Il comandante della Costa Concordia, soprattutto. Eppure, nessuno sembra averlo incrociato. Ma la nave grande ci sta. Magari bisogna solo cercarlo. Il comandante Aquilino percorre avanti e indietro tutti i 300 metri della Concordia. Praticamente tre campi da calcio. Un viaggio infinito, durante il quale incrocia centinaia di persone. E mi ricordo con Alberto che a un certo punto abbiamo proprio detto: ma quanto è lunga sta nave? Cioè non si arrivava mai. E a circa metà nave si è trovato il comandante Aquilino, al quale si sono consegnati i primi due. Poi abbiamo preso altre persone e anche questi li abbiamo accompagnati, però non si poteva prendere una persona per uno. E ci voleva troppo tempo per fare il trasbordo. Lì la regola era portare via più persone possibile nel minor tempo possibile, perché la nave va a fondo. Dividiamoci su due squadre e iniziamo a fare ricerca. Io la prima cosa cerco di trovare gli ufficiali della Costa Concordia per avere un quadro della situazione. Il comandante che era con me è andato a cercare degli ufficiali, che poi non mi risulta ne abbia trovati. Mi faccio l'intera murata, poi complicato perché chiaramente stavamo sulla chiglia della nave. Il pensiero era sempre quello di dire: speriamo di vedere l'alba di domani. Del comandante neppure l'ombra. Sembra che nessuno l'abbia visto. O meglio, c'è chi dice che sia già sceso a terra su una scialuppa di salvataggio. Altri dicono che c'è caduto dentro mentre dirigeva le operazioni e non sia più riuscito a salire. Aquilino non vuole crederci, perché è vero che la paura è un sentimento normale per gli uomini. Però qui siamo in mare e c'è un codice cavalleresco a cui nessun marinaio si sottrarrebbe. E la sua prima legge recita che il comandante non abbandona mai la nave fino a che tutti non sono in salvo. Il dato di fatto è che il comandante della Costa Concordia a bordo non c'è e nessuno sa dove sia esattamente. Le operazioni di soccorso finiscono tutte sotto la responsabilità del comandante Aquilino, che oltre alla responsabilità ha una sola certezza: bisogna fare in fretta, perché dalla pancia di questa balena di metallo provengono rumori tali da pensare che la nave potrebbe affondare da un momento all'altro, in una gola profonda circa 70-80 metri. Per ora regge, ma chissà per quanto. E lui non è l'unico ad avere questa consapevolezza. Sentivamo delle vibrazioni, questi rumori, questi frastuoni, le urla delle persone, tutto proprio il rumore della nave. È stata questa la sensazione più brutta, questi rumori, queste vibrazioni proprio, sentiva proprio dei frastuoni. A un certo punto mi sono impaurito. Mi sono impaurito perché sopra c'era un corridoio lunghissimo e non si vedeva più niente. Si sentiva fare bum bum, bum bum, ma stamane si muove, continua ad andare giù. E era sempre più piegata. E quindi a un certo punto io ho detto a Roberto: Roberto, ma sta nave affonda, ma noi che si fa? Bisogna portare via sta gente, poi bisogna portarla via, bisogna portarla via. Perché si sentiva proprio nella mia aria che si piegavano e si squarciavano, proprio sentivi, dicevi qui è un problema. Mi era preso un po' di ansia. Qui siamo sotto, non è che siamo all'aria aperta. E anche dopo, questa nave è 300 metri di nave, si affonda, ci porta giù. Si stava muovendo perché sembrava che ci fosse il terremoto sotto i piedi, che faceva dei rumori, delle lamiere. Un rumore allucinante in quella maniera, non lo auguro a nessuno, veramente. Dopo che mi hanno detto, guarda, che anche se eri sopra e affondava, portava via tutti. Non a caso le imbarcazioni della capitaneria, che hanno molta più esperienza di noi o di altri pescatori, stavano lontano dalla nave e si avvicinavano solo per prendere le persone e riallontanarsi subito. Non sapevamo bene o male quello che a cosa si andava incontro. Organizzare l'evacuazione delle persone non è mai un'attività facile da gestire, perché si può essere preparati e decisi quanto si vuole, ma dall'altra parte
ci sono delle persone che non sanno niente di operazioni di emergenza. Giustamente hanno paura e soprattutto nessuno sa come possano reagire. Dopo finito questo gruppo di persone, siamo scesi anche noi nella nave con Alberto e con tutta la squadra. E da lì abbiamo iniziato la perlustrazione dentro la nave, di sentire e vedere se c'era qualcuno da salvare. Lì la condizione era diversa, proprio a pelle, perché finché si sta sopra il rischio è altissimo. Però ti senti, dici, mi butto, no? Quando entri dentro è tutta un'altra cosa. Nero, buio, vedevi in certe zone vedevi le stelle, quindi quando vedevi le stelle eri contento. Tante volte succede che parte, potrei provare a uscire da lì. Non lo so quanto si poteva uscire da lì. E c'erano dei momenti invece che proprio eri al buio, quindi vuol dire che eri proprio tipo un corridoio chiuso. I primi esseri soccorsi sono stati questo gruppo di persone, queste signore, c'era anche una diversamente abile, seminude, perché erano a una festa di sera, no? In una nave da crociera di sera, dopo cena, vai nelle discoteche, vai con l'abito da sera, tacchi a spillo mi posso immaginare, quindi erano scalzi, con vestitini leggeri. Quando la nave è ribaltata erano infilate sotto le strutture delle zattere, delle navi, c'avevano delle fratture esposte, tremavano come foglie, erano impauriti, infreddoliti, doloranti. Cioè quella era gente che non sarebbe mai arrivata a vedere la mattina del giorno dopo. E poi dopo abbiamo trovato anche di peggio. Ne abbiamo trovate tante di persone terrorizzate, impaurite, che erano accucciate, non sapevano veramente cosa fare. Questa gente era mobilizzata lì, quindi l'unico modo per toglierli era quelli di portarli al ponte superiore, perché noi ci eravamo calati di un ponte, ma la via di uscita della salvezza era al ponte di sopra. Gli abbiamo spiegato con calma cosa dovevano fare, anche perché purtroppo non si riusciva nemmeno a camminare molto bene, perché essendo inclinata un po' con la salsedine, un po' con l'olio dei motori, un po' si scivolava molto facilmente. C'erano anche altri ragazzi dell'equipaggio che non parlavano, erano veramente terrorizzati, quindi fino all'ultimo non erano consapevoli che noi saremmo riusciti a salvarli. Ci costò notevole sforzo perché nel frattempo erano parecchie ore che eravamo già a bordo. Erano imbambolati, non facevano nulla, non collaboravano, fermi lì, impauriti, non muovevano, non facevano nulla. In questa situazione, in cui anche solo restare in piedi è difficile, salvare le persone è quasi impossibile, almeno da soli. Non si può improvvisare, anche perché continuano a sentirsi urla e richieste di aiuto. Il paradosso è pensare che su questa nave, in questo momento, ci siano più persone di quelle che vivono su tutta l'isola del Giglio. Il vero dramma, invece, è che sono tutte a rischio di vita. La nave era parecchio inclinata e c'era solamente la murata dalla parte esterna, era scivolosa, quindi c'era il rischio che le persone scivolavano, e quindi parecchie persone sono accompagnate fino a circa a metà nave, perché poi a metà nave c'era più largo, c'era come un marciapiedi, diciamo, e quindi lì erano più sicure. Levate queste, poi abbiamo cominciato a fare i recuperi. E la paura del momento in cui si sentiva questa nave che si muoveva, ma si sentiva e si muoveva e si piegava ancora di più, e quindi lì era quello il pensiero. Ma è quando le situazioni sono più complicate che viene fuori il vero spirito del pompiere: guardarsi attorno, osservare e sfruttare al meglio ogni cosa che può venire utile per salvare le persone. Era completamente tutto buio, l'unica illuminazione che avevamo era la nostra torcia personale, e quindi con un fascio abbastanza limitato, e gli elicotteri che ci sorvolavano, che ci avevano i loro fari abbastanza forti, e quindi
La nave era tutta in penombra. In alcuni momenti c'era il buio, perché se le torce erano orientate da altre parti era tutto buio. Nel frattempo cominciammo a trovare della gente. C'era una persona che era un disabile. C'era infatti in prossimità di dove eravamo scesi noi una carrozzella. Lì cominciammo a prendere queste persone che erano completamente scioccate, erano inermi, non sapevano cosa fare. Abbiamo cominciato proprio a prenderle fisicamente, trascinarle, perché erano parecchio terrorizzate, su questa cosa che era inizialmente era una ringhiera, che però era diventata una scala. Quindi noi prendevamo queste persone, le accompagnavamo lì, le attaccavamo e via via riuscivamo, standogli dietro, a portarle al piano, dove nel frattempo arrivavano gli elicotteri. E infatti ci calarono il cavo, e in quel caso i sommozzatori agganciarono queste persone per poterle evacuare tramite l'elicottero. Forse è questo il momento in cui la squadra si rende conto di cosa sta succedendo davvero. Gli avevano detto che avrebbero dovuto fare un controllo, e invece la Costa Concordia è piena di persone abbandonate a loro stesse, e ci sono solo loro, 8 vigili del fuoco, ad aiutarli. Arrivati a questo punto, però, viene naturale farsi una domanda. Com'è possibile che una nave di questo genere sia naufragata in questo modo? Chi ha aperto la porta di questo inferno? La dinamica dell'incidente è stata raccontata da molti più volte, però forse è il caso di ripassarla brevemente. Il 13 gennaio, dopo un tour del Mediterraneo durato circa una settimana, la Costa Concordia deve percorrere l'ultima tappa della sua crociera Profumo d'Agrumi, da Civitavecchia a Savona. Parte in orario, velocità 16 nodi, e inizia a seguire la rotta che tutte le navi della compagnia percorrono per fare quel tratto di mare. Però, alle 21.04, la nave rallenta e cambia rotta, con il solo scopo di eseguire l'inchino all'isola del Giglio. Una manovra di passaggio sotto costa che consiste nel far piegare e raddrizzare la nave rapidamente. Una richiesta fatta per salutare i suoi conterranei dal maître di bordo, Antonello Tievoli, gigliese di origine, ma anche un omaggio che il comandante della nave vuole fare al primo comandante della Concordia, Mario Terenzio Palombo, che è a casa proprio al Giglio. A chi non ha confidenza con questo tipo di viaggi può sembrare strano, ma non lo è. Sul blog della compagnia di crociere viene perfino citato un altro inchino, fatto il 30 agosto all'isola di Procida. E si dice anche che i comandanti delle varie navi da crociera si sfidino a chi esegue l'inchino più bello. Insomma, non è la prima volta che succede, anche se, forse, sarà l'ultima. Alle 21.39 la nave avrebbe dovuto riprendere la normale navigazione, ma il comandante indica al timoniere la rotta per passare davanti all'abitato del Giglio ed eseguire i classici 3 fischi. Solo che è buio e non ci sono riferimenti visivi precisi. Così, quando all'orizzonte compare l'ostacolo, è troppo tardi. Il timoniere prova a correggere la rotta, ma la nave è grossa, la reazione ai comandi è lenta, c'è il vento che spinge verso la costa. Insomma, è troppo tardi. Alle 21.45, 5 secondi, la Costa Concordia urta gli scogli. Eppure, il disastro non è tanto questo. Errare è umano, è perseverare che non lo è più. Perché l'impatto crea uno squarcio nello scafo lungo più di 50 metri e largo più di 7. E nella nave l'acqua inizia a entrare in maniera così abbondante che in pochi minuti vanno fuori uso l'impianto elettrico e la sala macchine. Ma nonostante questo, il comandante lancia il segnale di emergenza generale, 7 fischi lunghi e uno breve, solo alle 22.33, ben 48 minuti dopo l'impatto, senza però dare ai passeggeri gli annunci previsti dal protocollo. Anzi, l'ordine di abbandonare la nave lo dà alle 22.54, quando sono già diversi minuti che le lance di dritta sono state sbracciate, cariche di passeggeri. Semmai è questo il gesto diabolico: non aver dato subito l'allarme e aver minimizzato perfino con le capitanerie di porto, che avevano contattato la sala di comando,
a cui è stato detto che era in corso solo un blackout. Ma a definire le responsabilità ci penseranno i giudici nei tribunali. Ora i nostri soccorritori hanno ben altro a cui pensare. Questa gara contro il tempo, perché per noi in quel momento la nave si sarebbe potuta inabissare da un momento all'altro e salvare vite, era più ne tiro giù e più ne ho messi in salvo. Noi siamo abituati a considerare i vigili del fuoco, soprattutto quando sono in azione, come dei salvatori, le ancore a cui aggrapparci. Pensiamo che abbiano delle qualità superiori, sia fisiche che morali, quasi come i miti dell'antica Grecia. Eppure anche loro hanno dei limiti che non si possono ignorare. A volte abbiamo perso veramente il fatto della lucidità dovuta anche a una muta da 5 mm, è vero, è il 13 di gennaio, però la disidratazione avviene, quindi sete continuamente a bere sacche che si trovavano in terra perché veramente non si stava in piedi, quindi a volte ci sono dei momenti che ci siamo anche presi un po' tra noi, un po' di atti di nervosismo, nel senso regolare, niente di che. Ma stringere i denti è parte del DNA di un pompiere, perché quando si ha a che fare con la vita, il resto passa in secondo piano. Tirare su a mano in due o tre persone, gente che insomma anche pesava, con una tuta da 5 mm non è che era molto semplice, insomma anche le braccia a un certo punto non ci si faceva più, e quindi però insomma piano piano ce l'abbiamo fatta e abbiamo proseguito fino ad arrivare a salvarne altre. Di solito dopo ogni salvataggio serve un attimo di respiro, non per dirsi bravi, sia chiaro, ma proprio per far scendere l'adrenalina e riprendere a muoversi, per tenere sotto controllo la paura e far vincere la ragione. Qui no, questa possibilità non esiste. E anche quando le cose sembrano mettersi per il verso giusto, c'è sempre qualcosa che ti ricorda che sei all'inferno. E qui, quel qualcosa, sono le grida delle persone che continuano a chiedere il tuo aiuto. Abbiamo cominciato ad avere difficoltà per poter entrare nella balconata, perché nel frattempo la nave continuava ad avere dei grossi scossoni e appunto la pavimentazione cominciava sempre più a diventare la parete, e infatti camminavamo all'inizio sull'angolo pavimento e parete. A questo punto i margini di movimento sono come le possibilità di errore, praticamente zero. Non basta fare in fretta, non basta dimenticare la fatica, non basta ignorare perfino il proprio dolore. Bisogna stare in apnea e ignorare addirittura il posto in cui si è finito. Stavo, Massi la stava imbranando sopra, io stavo mettendo le cinghie, l'elicottero non ha visto che ero sopra e partito. E la ragazza con il ginocchio mi ha dato una botta qui sul costato. E da lì sono stato veramente fermo sempre con la costa, però si è continuato. Era molto sofferente. Io c'avevo un dolore allucinante. Per camminare non è che non duravi fatica, duravo fatica, nel respirare avevo dolore. Molto sofferente, però era sempre a tutta. Una cosa che mi ha colpito molto è stata quella sorta di rassegnazione passiva che trovavamo nelle persone che erano adagiate sul fondo della nave, cioè su questa specie di cul-de-sac formato dal corridoio, corridoio di coperta, che stavano lì perché non sapevano veramente che fare, ma non gridavano più nemmeno. Le operazioni di salvataggio dei nostri vigili del fuoco procedono a ritmo così sostenuto che sembrano passare delle giornate, ma invece sono appena un paio d'ore. Finalmente, nel punto in cui si trova l'allo, sembra che le cose si stiano mettendo per il meglio. La gente ha capito dove andare, cosa fare, e per un attimo sembra quasi che ci sia il silenzio nel buio della notte. Dalle comunicazioni via radio, che arrivano dalle motobarche, dicono che all'interno della nave pare non esserci più nessuno da salvare. Dovrebbero essere tutti sui ponti e tra poco scenderanno. Ma dicono, pare, dovrebbero, sono parole di cui perfino il meno esperto dei soccorritori non si fida.
bisogna sempre verificare. I sommozzatori avevano fatto evacuare quel gruppo di persone che avevamo trovato all'inizio e successivamente facemmo un bendaggio di fortuna con delle cose che trovavamo lì e mandammo appunto questo ferito con i sommozzatori che lo fecero evacuare sempre da Prua, mi pare, sì, perché eravamo abbastanza vicini a Prua. E nel frattempo continuavamo a fare la stessa operazione con i restanti naufraghi. Man mano che andavamo avanti, era sempre più buio. A quel punto io trovai un megafono che probabilmente era stato utilizzato dal personale per poter dare indicazioni quando c'era confusione. E cominciai a urlare che eravamo appunto dei pompieri e se qualcuno sentiva la mia voce di dirigersi verso di noi perché avremmo fatto in modo di poterli poi evacuare. E nel giro di poco da lontano cominciamo a vedere i bagliori di piccole lampadine perché tutti i salvagenti erano muniti da stroboscopiche e cominciamo a vedere una fila di persone che cominciavano ad avvicinarsi a noi che erano rimaste abbastanza in fondo che non sapevano come fare perché chiaramente la nave era sempre più inclinata e la parete era insormontabile. All'inizio di questa puntata vi ho riportato una frase di De André: l'inferno esiste solo per chi ha paura. Ed è vero. Ma sapere che c'è non basta, bisogna evitarlo. E per farlo serve saper planare su questa terra, leggeri e diritti verso la direzione illuminata dalla luce. I nostri 8 conoscono bene la strada e vogliono condurre tutti, anche se nel frattempo i rumori dei gorghi d'acqua che invadono lo scafo si fanno più forti. C'è uno scossone e la lamiera grida forte contro la roccia. È la nave che si muove e scivola sempre più giù. 5 uomini con un camion dove c'è di tutto, dove hanno un equipaggiamento che gli permette di fare un'infinità di cose. Una squadra di vigili del fuoco riesce a fare davvero delle cose eccezionali. Quella notte in quella squadra non solo c'erano vigili del fuoco, ma c'erano vigili del fuoco formati per fare delle cose un pochino superiori alla norma e è quello che abbiamo fatto. Apnea è il podcast di Matteo Liuzzi e Nicolò Martin, nato da un'idea di Luca Bernabei, prodotto da Lux Vide con la cura editoriale di Maria Francesca Gagliardi, che racconta l'impresa dei vigili del fuoco e del loro comandante durante il naufragio della Costa Concordia, la nave più grande della storia della marineria italiana. Io sono Carlo Lucarelli e per scoprire come solo 8 persone, 9 con il loro comandante, hanno salvato la vita dei passeggeri della Costa Concordia, vi do appuntamento al prossimo episodio. Sound, podcast, audiolibri e radio live.